La Vespa, simbolo di libertà e di spensieratezza, diventa un mezzo per fare del bene. Il Vespa Club di Caltanissetta, infatti, unisce lo spirito di competizione alla solidarietà, devolvendo il ricavato della gincana vespistica organizzata presso il villaggio Santa Barbara lo scorso luglio. L'obiettivo è quello di sostenere l'ANCSA, Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici. Accendere i riflettori sull'autismo e sensibilizzare la popolazione è questo il motivo che spinge cinque vespisti a compiere il Giro d'Italia in Vespa. All'interno dei 7.300 km di percorso, i vespisti fanno tappa a Caltanissetta, accolti dal Club Nisseno. Il progetto L'autismo sale in Vespa sulle orme di San Francesco, ha avuto inizio lo scorso 3 settembre ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari. E si concluderà a Barletta il prossimo 2 ottobre. Vespa Club di Caltanissetta storicamente si è sempre interessato di solidarietà. Quest'anno abbiamo avuto l'opportunità di accreditarsi al Giro d'Italia in Vespa. Lo scopo di questi grandissimi uomini che stanno girando l'Italia, che comunque complessivamente faranno 7.300 km, è quello di far conoscere alla popolazione, o comunque a coloro i quali ne sono non sono a conoscenza di questa patologia, l'autismo appunto, che naturalmente è un fenomeno che è molto diffuso ma poco conosciuto. Quindi lo scopo principale loro è quello di cercare di dare un segnale, un'immagine e soprattutto fare conoscere alla gente questo fenomeno. Io conosco bene il mondo vespistico, gli appassionati di Vespa. Diversamente da altri appassionati di due ruote, hanno un cuore diverso, un cuore più grande. E sicuramente, siccome la Vespa è conosciuta da tutti, è stato il primo mezzo che ha motorizzato l'Italia, tutti gli italiani la conoscono, era il modo migliore per poter utilizzare questo strumento e gli iscritti per diffondere questa parola autismo, che è molto semplice, molto piccola, ma dietro è molto grande, piena di problemi e piena di situazioni molto particolari.